Ecco, con questo appunti possiamo dare inizio al nostro lavoro di oggi. Iniziamo con un video messaggio che però credo ascolteremo soltanto, che ci ha inviato l'assessora regionale Loredana Capone, che avrebbe voluto molto essere qui, ma è stata precettata dal suo presidente per stare tanto, per non so quali incombenze più urgenti e più importanti. Ecco, grazie. Non si sente quasi. Non si sente. Sentiamo solo noi. Sentiamo solo noi. Sì, ve lo raccontiamo noi. La prima parte dell'azione per dire quello che ha detto la capo. Messaggio la direttrice generale del Ministero dei Beni Culturali biblioteche e istituti, la dottoressa Paola Passarelli, che si è insediata qualche mese fa e insomma si congratula con noi, si congratula soprattutto con i relatori e con gli esperti. Grazie a tutti per aver voluto accogliere questo nostro invito. Grazie ai relatori, ai quali abbiamo chiesto di muoversi dalle loro dimore, spesso anche molto lontane, facendo affidamento anche sul nostro clima, che in genere è particolarmente generoso. Un grazie particolare io desidero rivolgerlo al MIBACT, che in questa circostanza è così autorevolmente rappresentato. Avvantaggiato da Nardella, il MIBAC segue sempre la fondazione con particolare attenzione, sia attraverso la direzione generale degli istituti che attraverso la sovrintendenza archivistica, che ci assiste e ci segue dal lontano 2004, che funzionò da nostro apripista. Certo. Per una scelta che poi alla fine si è rivelata, credo, vincente. Grazie alla Regione Puglia, a Loredana Capone, ad Aldo Patruno, Mauro Bruno, che ci seguono sempre con altrettanta particolare attenzione. L'incontro di oggi per la Fondazione di Magno è solo un atto dovuto. La legge 15 giugno 2015, numero 86, nell'istituire il premio di ricerca Giuseppe Di Magno, che è ormai alla seconda edizione, dispose anche un finanziamento straordinario per il riordino dei materiali di archivio e biblioteca che negli anni
erano stati raccolti attraverso quel lavoro certosino, in non pochi casi anche di personale facchinaggio, che ha consentito ad oggi di avere salvato, almeno dall'oblio, circa 70 fondi di archivio prodotti da esponenti politici, non solo socialisti e non solo pugliesi, e di avere radunato, accanto alle poche centinaia di volumi trasferiti dalle abitazioni di un paio di noi, altri oltre 15.000 volumi tutti catalogati in OPAC, oltre a numerosi altri che sono in attesa di esserlo, aprendo così la strada alla creazione di una nuova biblioteca inserita tecnologicamente all'interno del polo di terra di Bari, dichiarata di interesse locale dalla giunta regionale della Puglia, una biblioteca pressoché interamente orientata alla storia contemporanea, alla storia dei partiti del sindacato e del movimento operaio. Un grande patrimonio della memoria democratica pugliese nel suo insieme, dunque, a disposizione di tutti, da subito, nella sua interezza e senza alcuna riserva, per il quale il Parlamento italiano, con l'appoggio del governo, ma non senza anche un aspro, benché minoritario, ma del tutto immotivato contrasto parlamentare, dispose uno stanziamento straordinario. Dalle parole che si leggono nel testo della legge e che vi ho risparmiato, si evidenzia perché questo di oggi è un atto dovuto. Quella legge fu approvata dal Parlamento a larghissima maggioranza. Alla Camera dei Deputati i voti furono oltre 560, che non fu poco. La ristretta minoranza che si oppose, accanto ad altre pretestuose motivazioni, eccepì finanche che quel finanziamento poteva significare una, virgolette, marchetta, avanzando così il sospetto che quel denaro avrebbe potuto prendere anche altre destinazioni. Bene, noi siamo orgogliosi di aver potuto documentare, e già da tempo, al Ministero, e di poter rendere ragione oggi a tutti i cittadini che fossero interessati, cittadini, tra virgolette, che non solo quel denaro è stato utilizzato per intero, in maniera più che efficace e nei tempi stabiliti, per lo scopo che avevamo illustrato a governo e Parlamento, ma che per il completamento del progetto, al finanziamento ricevuto, la Fondazione ha aggiunto molte migliaia di euro di risorse proprie. E infine che alla sua realizzazione sono state addette personalità molto qualificate, pugliesi e non, che tutte desidero ringraziare singolarmente, assieme al ridotto ma sempre molto generoso staff della Fondazione Di Vagno, a cui va la mia incessante gratitudine. Il tutto, ripeto, come abbiamo documentato con analitico rigore e senza alcuna osservazione al Ministero dei Beni Culturali. E come da oggi chiunque ne abbia interesse potrà trovare sul nostro sito web alla voce trasparenza. In pratica abbiamo documentato di aver fatto solo il nostro dovere, né più e né meno che il nostro dovere, e che i sospetti, peggio, le insinuazioni gridate a gran voce, finanche in un'aula parlamentare, verso tutti, beneficiari ed erogatori delle risorse, si sono rivelati del tutto infondati, anche se di questo nessuno, in particolare di coloro che hanno fatto a gara a chi la sparava più grossa, ha avuto l'onestà
di un responsabile, benché minimo, ripensamento. Su questi elementi di fatto, ma non solo, naturalmente, nasce l'idea dell'odierno appuntamento, articolati in più sessioni con riflessioni di specialisti, con comunicazioni e scambio di esperienze e finanche con un incontro con studenti liceali e universitari che avremo domani sul posto, con l'idea di avviarli per una sorta di prima iniziazione al piacere di indagare su documenti e carte che, odorando solo di vecchio, raccontano la nostra storia. Uno spazio perciò dedicato soprattutto alle idee, al libero confronto tra le diverse generazioni e i diversi saperi e soprattutto fra le diverse istituzioni pubbliche e private che hanno a che fare con gli archivi e si spera anche al di fuori di ogni sindrome da gelosie di mestiere purtroppo ricorrenti. Come abbiamo scritto, pensiamo sia opportuno riflettere principalmente sul rapporto fra storia, produzione, conservazione delle fonti, loro utilizzo civico e diffusione tecnologicamente mediata, senza cedere alla tentazione di trattenere in un cassetto ben riservato, come sempre più spesso accade, carte, documenti, la cui fruizione non può essere riservata solo ai propri intimi, nessuno, neppure per un foglio di carta, per un giornale, per una foto. Con l'aiuto del nostro coordinatore scientifico Leonardo Musci abbiamo coinvolto profili professionali diversi, archivisti, storici, specialisti di digital humanities, che ci assicurano un salto, un approccio alla modernità, custodi attivi di patrimoni materiali e immateriali e qualche amministratore della cosa pubblica. La nostra aspirazione è che con l'incontro di oggi e soprattutto con il lavoro che da domani comincia per noi si possa creare ogni utile occasione per ascoltare, possibilmente per imparare quello che si muove altrove, oltre che per mostrare con tutta umiltà quello che noi andiamo realizzando, come nel corso di questa giornata sarà fatto dai nostri preziosi collaboratori, di raccontarcelo in questa sede e di tramandarlo con la pubblicazione successiva dei contenuti del ciclo di incontri e dei seminari che avremo all'interno della collana editoriale della Fondazione Di Magno in essere presso l'editore Rubentino. È troppo presuntuosa ambizione da parte di una realtà privata come la nostra, benché partecipata dal pubblico e tutto sommato ancor giovane nella vita ancor più recente e che fa affidamento soprattutto sull'orgoglio del nome che porta, sull'innata passione di chi a vario titolo ci lavora, oltre che sulla benevola, comprensiva cooperazione dei competenti soggetti istituzionali. Noi siamo da sempre convinti che per ritrovare la soglia oltre la quale il senso di appartenenza nazionale potrà trovare vantaggio occorre partire dalla ricchezza delle articolazioni locali e dalla socializzazione di questa ricchezza. Politica, società civile, i suoi intermediari, ma sul territorio, assolutamente lontani da ogni tentazione o da ogni suggestione per la disintermediazione che tanto è andato di moda negli ultimi mesi. È sul territorio, invece, che a fronte di un sistema apparentemente bloccato si muovono attori nuovi
ai quali sarebbe doveroso per tutti e a tutti prestare attenzione. Sono attori in grado di intervenire e passo dopo passo, tessera dopo tessera, produrre radicali mutamenti nel grande mosaico della società culturale, economica, sociale, di un'Italia sempre più composita culturalmente, e di intercettare istanze sociali plurali che spesso travalicano gli angusti confini locali verso ambiti e problematiche globali. Ci riusciremo? Ne saremo capaci? Noi che siamo piccoli rispetto ad obiettivi così maestosi? Ecco, potremo farlo, ne siamo certi, se anche in futuro saremo assistiti, oltre che dalla nostra perseveranza, che è tanta, dalla benevolenza, dalla generosità di cui ciascuno di voi, relatori ed ospiti, che oggi qui ci offre testimonianza. E se con le istituzioni regionali e nazionali riusciremo a conservare lo stesso positivo rapporto che abbiamo intrattenuto fin qui. Molto rispettosi, ma assolutamente neutrali rispetto al mutare degli schieramenti e degli assetti delle persone singole, avendo nella nostra bussola un solo punto cardinale, quello che si chiama interesse generale. Ecco, grazie, buon lavoro a tutti. Vado io? Buongiorno a tutti. Riflettevo sul tema del... Mi sono in questi giorni letta l'abstract che è stato allegato al primo invito di questa manifestazione, e riflettevo appunto sulle parole d'ordine del convegno di oggi: rapporto fra storia, produzione e conservazione di fonti, loro utilizzo civico, diffusione tecnologicamente mediata. E mi sono resa conto che questa è la vita di ogni giorno della sovrintendenza che rappresento, perché per altri è una... significa valutare soprattutto un aspetto culturale, e invece per noi si va a intersecare con momenti concreti dell'attività quotidiana dei nostri uffici periferici dell'amministrazione del Ministero dei Beni Culturali. Faccio degli esempi. Il primo: come orientare gli archivi informazione, quelli tradizionali e quelli adesso digitali, verso in maniera adeguata, senza avere spesso la formazione per farlo, soprattutto per quelli digitali. E poi fare in modo che questa raccolta ordinata sia poi utilizzabile da parte della ricerca storica, ma non soltanto da quella, anche per il cittadino che nei suoi rapporti quotidiani con la pubblica amministrazione. Ancora, come assicurare la conservazione delle fonti pubbliche e private, di quelle private appunto di cui si riconosce l'interesse culturale? Da parte di chi? La legge dice, è precisa, però poi ci sono gli aspetti concreti, pratici da perseguire. Quindi da parte di chi? È facile, gli archivi dello Stato vanno agli archivi di Stato, gli archivi non statali sono vigilati dalle sovrintendenze, però gli archivi di Stato ormai hanno i depositi, sono delle uova, ecco, i depositi degli archivi di Stato, diciamolo così, sono fino all'ultimo millesimo. Le sovrintendenze sono ormai in affanno, non perché non solo per i territori, io mi trovo in una situazione straordinaria di avere un territorio che comprende la Puglia e la Basilicata. Aggiungiamo a questo che ormai archivisti in sovrintendente ne abbiamo uno solo a Potenza, oltre il sovrintendente, anche il sovrintendente è un archivista. Dove? Stavo dicendo, negli archivi di Stato
oppure negli enti, negli archivi dei comuni, chi lavora nell'amministrazione degli archivi, archivistici italiani sa perfettamente quanto è difficile orientare gli enti pubblici a conservare adeguatamente la loro documentazione, anche gli uffici dello Stato, il problema è lo stesso. Oppure in altre sedi, e poi su questo torneremo. E poi non soltanto dove, ma in maniera adeguata, perché è chiaro che non basta avere una specie di, non so, di magazzino in cui mettiamo la documentazione magari a poltrire senza nessun ordine, come ancora oggi succede. Era forse peggiore la situazione in precedenza, ma non so. Però noi ogni giorno troviamo questa situazione sul nostro cammino. E poi, come assicurarne la conoscenza con adeguati strumenti di ricerca? Perché conservare un archivio che non sia consultabile è quasi inutile. L'unica speranza è che poi qualcuno possa intervenirci più in là e quindi si conserva. Però oggi, con il nostro ridotto personale, quello che noi abbiamo fatto da 40 anni fa, quando abbiamo cominciato a lavorare nell'amministrazione con alcune delle colleghe che sono qui in sala, non si può più fare. Dall'altra parte, anche le pubbliche amministrazioni, i comuni, le regioni, non hanno adeguato personale. Non so perché in queste strutture amministrative pare assurdo avere un archivista. Quindi bisogna supplire anche a questa carenza che è proprio di nativa. Non hanno in alcuni casi, per la Regione Puglia lo posso dire, avevano persone formate per fare l'archivista e l'hanno dirottata altrove. Quindi questo è per noi questo è un problema, perché chiaramente bisogna pure parlare, non soltanto con la buona volontà dell'operatore che magari ci è stato addetto negli ultimi anni, ma bisognerebbe avere un quadro d'insieme a cui far riferimento. Dall'altra parte, ci sono esempi anche propositivi. Nel caso della mia sovrintendenza, stiamo lavorando in Basilicata a collaborare a un tentativo di consorzio fra comuni che vogliono, dopo un'esperienza favorevole di primo riordino degli archivi del cosiddetto progetto Pit Baradanica, alcuni comuni hanno cominciato ad apprezzare, hanno recuperato i loro archivi, hanno cominciato a riordinarli, e quindi a questo punto siamo in una fase che vogliono arrivare a consorziare le loro forze per avere un referente anche scientifico a cui far riferimento insieme. Magari non riescono ad avere l'archivista singolo per ogni singolo comune, però avere un referente scientifico comune. E questa è un'esperienza che stiamo cercando di aiutare, ecco, diciamo così. Dall'altra parte è una cosa interessante, perché per sottolineare che ci sono molti privati, professionisti o insegnanti, che hanno avuto un'attività professionale ricca, che hanno la volontà di conservare la loro documentazione. Dall'altra parte questa volontà poi si va a scontrare con quello che è la sensibilità degli eredi, quindi bisogna anche quello aiutare. E poi ci siamo sul fronte della conoscenza, quindi della valorizzazione, far consentire l'utilizzo delle fonti per la ricerca storica. Sembra strano, ma fonti ordinate sono ancora oggi difficilmente consultabili, per cui non è raro, anzi è comune il caso che ci arrivi la mail dello studioso che dice: come faccio ad accedere all'archivio di cui magari ho visto l'inventario, ma oggi non riesco a mettermi in contatto. Oggi non riesco più a mettermi in contatto con l'ente conservatore. E allora queste sono le nostre telefonate minatorie, il tentativo di far realizzare che magari, avendo utilizzato anche fondi pubblici, non ci si può esimere dal far consultare la documentazione.
E poi l'altro grande problema, ancora l'alternanza scuola-lavoro con la collaborazione con gli istituti scolastici, che però arrivano normalmente poco attrezzati per la consultazione, per favorire la conoscenza delle fonti. Non stiamo pensando a far fare una ricerca storica, ma almeno far capire cos'è un documento, per esempio, e come magari nell'archivio della scuola esiste la documentazione per capire l'importanza di questi documenti. E potremmo continuare. Un altro aspetto importante, ma anche problematico, è la digitalizzazione, perché in questi giorni, io sto ancora concludendo la verifica di progetti finanziari della Regione Basilicata, in cui i comuni vogliono digitalizzare un fondo, il loro archivio che magari non è ordinato. E allora fagli capire al comune che non si può digitalizzare un fondo di cui non si sa neanche la struttura. Digitalizziamo le cose più importanti. E quali sono le cose più importanti, visto che tu non sai nel cassetto che tieni? E scriverlo in maniera, come si dice, che non sia offensiva, ecco, questa è la cosa più difficile. Quindi io, quando come oggi assistiamo a una definizione di un progetto che, partendo da lontano, abbiamo parlato del 2004, piano piano, passo dopo passo, comunque si va concretizzando. Un progetto che magari ha avuto anche una fase intermedia, che poi si è dovuta superare, che però adesso mette a disposizione la documentazione che si raccoglie e che poi si conosce, si studia, e quindi poi si mette a disposizione dello studioso o del comune cittadino. È sempre, per una sovrintendenza, un momento, diciamo, di soddisfazione, perlomeno. Certo, ci saranno momenti in cui bisognerà chiarirsi ancora le idee, bisognerà ancora intervenire, questo è normale, però poter dire, avere la soddisfazione di dover dire, come attualmente devo dire io, che la scheda sulla fondazione di Vagno, che sta sul SIUS e quindi nel SAN, è ormai inadeguata, e quindi dovreci un'altra volta intervenire per fare un'altra caterva di schede, almeno di riferimento, non dico di farle da capo, almeno fare un riferimento serio alla documentazione, e a denti stretti, perché chiaramente significa che dobbiamo trovare un modo per farli fare questi lavori, però è un momento di soddisfazione. Quindi io dico, naturalmente la sovrintendenza è a disposizione, come è stato in tutti questi anni, alla collaborazione per queste iniziative che sono attive, cioè no, vivaci, ma al tempo stesso attente e anche scientificamente corrette. Noi non possiamo essere contenti e soddisfatti, e quindi vi diciamo non bravi, vi diciamo buon lavoro. Grazie. Grazie. Possiamo dire che possiamo dare una risposta positiva alla giusta sollecitazione della dottoressa Nardella, che la Fondazione di Vagno ha avuto già comodato il raddoppio della sede che noi abbiamo, sì, lo so. Con il comune di Conversano. I lavori dovrebbero cominciare entro l'autunno. Quindi diciamo grazie alla Regione Puglia. Grazie alla Regione Puglia per il finanziamento, e quindi entro un anno ci auguriamo che il tutto potrà andare secondo quanto desiderato. Sempre meglio. Ecco, adesso la palla a Eugenia Vantaggiato. Grazie. Facciamo così, forse, aspettate. Io vi ringrazio per l'invito, anche perché la Fondazione di Vagno è una fondazione che nella mia memoria richiama dei momenti bellissimi della mia vita di archivista in sovrintendenza, ma soprattutto qui vedo Antonella De Lucia, che credo sia la persona a cui vanno gli applausi per la Fondazione di Vagno, per quello che ha fatto insieme ad Antonella, che a Mima Massava, ma Antonella insieme a Riccardo, l'altro collega di sovrintendenza, che hanno di fatto poi, come dire, dato l'impostazione a un desiderio importante di valorizzazione culturale di un patrimonio, e credo che questo sia un caso abbastanza unico all'interno della nostra regione. Quindi questa istituzione,
questa fondazione per noi ha un importante significato, e quindi l'attività del MIBACT non è fatta a caso, no? È fatta perché noi ci crediamo anche in questa diciamo valorizzazione che parte anche dal basso, parte anche dal privato e non è solo soltanto il pubblico. E quindi vi ringrazio per questo pensiero. Io sono qui, sapete, sono un po' lontana dal mondo degli archivi, però ascoltando quello che diceva Maria Nardella mi veniva di fare questo paragone tra quello che io vivo quotidianamente rispetto a una marea di finanziamenti, di attività, di lavori che vengono fatti sui beni culturali, parlo dei settori architettonici, storici, artistici, archeologici, e quello che è stato fatto anche grazie ai finanziamenti della Regione Puglia, mi riferisco ai finanziamenti passati perché la Regione ha completamente dimenticato gli archivi nelle ultime programmazioni. Parliamo molto di Paga Library e io spero oggi che almeno Paolo Bruno venga, perché avrei avuto piacere di ricordare alla Capone che noi abbiamo portato a termine, grazie anche alla Sovrintendenza Archivistica, un enorme pacchetto di progetti che sono stati anche in parte realizzati su supporti digitali, la maggior parte di questi progetti, non avendo un piano di gestione che poi li accompagnava, sono rimasti, credo, sulle scaffalature della Regione Puglia per la rendicontazione poi che è stata fatta sia dei POR che in parte dei PON. E quindi il paragone è sempre questo: noi abbiamo dei grossi finanziamenti per realizzare interventi di spesso restauro, ma nel caso degli archivi di inventariazione e digitalizzazione, senza un progetto poi di gestione futura. E questo è un fatto molto, molto negativo, lo stesso io lo vivo quotidianamente per grossi finanziamenti che riguardano i nostri castelli, i nostri. Io sto vivendo in questo momento il Teatro Margherita, il Mercato del Pesce, questi grossi finanziamenti di immobili su cui c'è sempre l'incognita, una volta che la ditta ha finito, chi dovrà tenere aperto, chi dovrà pagare la prima bolletta della luce. Noi abbiamo lavorato, io vedo appunto qui i colleghi di sovrintendenza, ancora prima che venisse Maria Nardella, a tantissimi diciamo, lavori di recupero, di salvaguardia di archivi locali, grazie appunto alla Regione, e adesso che hanno anche avuto una breve vita nel web, cioè nel senso che per un brevissimo periodo hanno pure visualizzati, dopodiché sono scomparsi, e a me piacerebbe a questo punto che la Regione pensasse anche ad un recupero, perché non tutti poi hanno la fortuna di avere una fondazione che comunque garantisce una continuità di servizi, non fosse altro perché comunque si muove per poter avere dei finanziamenti. Voi sapete, la maggior parte poi dei lavori sul territorio da un punto di vista archivistico hanno come protagonisti i proprietari, sono i comuni, e i comuni hanno l'ultimo pensiero, è quello appunto della gestione documentaria. Però devo dire che questo scoop di cui parlava prima Maria sulla digitalizzazione forse potrebbe essere uno di quegli elementi che potrebbero essere utilizzati per riprendere un patrimonio che comunque in alcune circostanze esiste, già digitalizzato ormai attraverso comunque delle tecnologie che non sono più adeguate, ma andrebbero secondo me, e possono, perché da un punto di vista archivistico sono lavori che hanno tutti quanti una loro idoneità, cioè non sono lavori che sono stati appunto fatti da persone, ma sono stati fatti da personale qualificato. Quindi da un lato io mi sono trovata, ecco, vi racconto questo perché mi sono trovata di persona a frequentare questi corridoi della Regione Puglia, dell'assessorato, e ho visto per esempio depositati tutti i dischetti di quel progetto bellissimo che sempre Antonella Di Lucia aveva curato nella zona per gli archivi della moda, non so se vi ricordate, è una cosa bellissima che attualmente non è più visibile da nessuna parte, e sono delle cose queste.
che probabilmente darebbero anche un senso, scusatemi, spero che non si offenda, un po' più scientifico alla nostra libreria digitale della Regione Puglia. Questo è purtroppo l'unica maniera per poter recuperare questo patrimonio, però la gestione di questa appunto, biblioteca digitale che la Regione ha messo su, io vi invito ad andare a vedere, è alquanto di più, come dire, generico, è una vetrina commerciale quasi, in cui ci sono dei flash su qualcosa, onestamente non si capisce niente, perché voglio dire, io posso andare benissimo a vedermi, che ne so, cerco con Google la stessa cosa, vado a vedermi dei documenti, però non hanno nessun legame né col territorio né con la storia, come diceva prima Maria, quindi non sono degli strumenti utili a un uso di tipo, cioè ad un uso generico, cioè a soddisfare dei bisogni, se non quello di guardare delle immagini. Quindi questo è una cosa importante che secondo me va messa in evidenza, perché l'assessore Capone è una persona molto intelligente, quindi se questo si riuscisse a rappresentare in qualche modo, potrebbe essere un buon momento anche per recuperare dei finanziamenti per dare vita a qualcosa che secondo me ha comunque una sua valenza scientifica. Dopodiché io starò ad ascoltare i colleghi che non vedevo da tanto tempo, che mi fa tanto piacere di aver visto, e quindi io direi di passare alle relazioni che sono previste per questa prima parte. Naturalmente gli stimoli che sono venuti precedentemente sono tanti, per cui la tentazione di riprendere alcune cose, soprattutto quelle che ha detto Eugenia, è forte. Il tema della gestione del dopo è estremamente importante, che non significa soltanto conservazione attiva di ciò che si è prodotto, e quindi tutti i termini, i temi della migrazione, dell'obsolescenza, eccetera, ma significa proprio l'uso, la vitalità di questi materiali, di questi lavori. Purtroppo diciamo che negli ultimi, forse sempre in Italia, i progetti di digitalizzazione hanno avuto questo segno di finanziamenti iniziali e poi dopo vediamo che cosa succede. Quindi, insomma, però ecco, non posso fermarvi più di tanto su queste sulle osservazioni, sugli stimoli di chi mi ha preceduto, perché avevo fatto un mio compito. Come potete leggere dal programma, il titolo che abbiamo un po' concordato con gli organizzatori di questo convegno è: nell'epoca di Blade Runner c'è ancora bisogno di archivi? Allora, il film al quale mi riferisco nel titolo è Blade Runner 2049, che è uscito nel 2017 come sequel del Blade Runner del 1982 di Ridley Scott. Non so se tutti abbiamo visto questo film, l'ultimo, questo del 2049. Nel film, come appunto chi l'ha visto può ricordare, occupa un posto centrale il ruolo della conoscenza del passato nella costruzione di un'identità individuale e collettiva. Breve riassunto: i replicanti di nuova generazione sono ubbidienti e, per non avere problemi, cercano di distruggere gli ultimi esemplari della vecchia generazione che, come si vede nell'ultima parte del primo Blade Runner, hanno cominciato a ribellarsi al loro stato di semplici autori. Tutto si inceppa per un ricordo infantile che comincia a farsi strada nella mente del protagonista, l'agente K, incaricato di ricercare e distruggere i ribelli, i vecchi replicanti ribelli.
un ricordo che potrebbe dare fondamento alla sua identità di soggetto non creato in laboratorio, ma nato da un rapporto sessuale tra un umano e un replicante. Gran parte della storia ruota intorno alle ricerche di tracce documentarie in grado di dare certezza ad immagini sfocate, emerse rapsodicamente dalla memoria, ricerca di testimonianze solide e concrete per sfuggire all'indeterminatezza a volte ingannevole del ricordo. L'indagine porta l'agente K a ripercorrere all'indietro i sistemi di memorizzazione, partendo dai dati digitali, passando attraverso i microfilm, per arrivare al registro cartaceo dell'orfanotrofio, dove probabilmente aveva vissuto da bambino, segno umano. In un ambiente in cui dominano tecnologie ed effetti speciali, la tensione della ricerca e del mancato ritrovamento è rappresentata dalla scena in cui l'agente K apre il registro cartaceo dell'orfanotrofio e scopre che le pagine contenenti probabilmente le informazioni decisive sono state distrutte. È un film sulla memoria. Gli archeologi dicono che è un film sull'archeologia, gli archivisti dicono che è un film sugli archivi. È un film comunque sulla memoria, sul ruolo che essa ha nella costruzione delle identità individuali ma anche di tutti i replicanti, quindi collettive. Ma è anche un film sulla labilità della memoria, sulla sua fluidità, sulla sua fragilità, a volte ingannevole e incompleta. Il ricordo non basta all'agente K per fondare la sua identità di semiumano, anche perché sa che può essere un ricordo indotto, costruito. Ha bisogno di prove, ha bisogno di archivi. Non importa se digitali o analogici. L'archivio è la fonte e lo strumento che può dare stabilità alla memoria, che può supportarla, che può validarla o invalidarla. Gli archivi storici tra memoria e digitale, recita il titolo di questo convegno. Allora, grazie anche alle suggestioni di Blade Runner 2049, proviamo a riflettere su alcune questioni che riguardano la ragion d'essere degli archivi nella contemporaneità, nella sua dimensione digitale. Questioni su cui si sta interrogando da tempo la comunità archivistica internazionale. Non a caso gli archivisti australiani stanno organizzando un convegno internazionale per settembre del 2018 dal titolo Archives in a Blade Runner Age, dal quale ho tratto immodestamente il titolo del mio intervento. Ed incominciano ad occupare anche spazio in Italia, come dimostrano il dibattito del gruppo Archivistica Attiva e la bella iniziativa organizzata a Firenze il 31 maggio scorso dal titolo Memoria e Contemporaneità, dove i partecipanti si sono appunto interrogati sul tema: la contemporaneità ha davvero bisogno di memoria? Di quali memorie? Di quante memorie? Quali sono i rischi, gli equivoci, le manipolazioni che la memoria può nascondere? Temi che sono stati affrontati appunto a Firenze. Le questioni che solleva il tema archivi, memoria, contemporaneità, digitale, che sono un po' le parole chiavi che io leggo nel titolo che è stato dato al convegno, sono tanti. Io ho provato solo alcune esemplificazioni. Sono questioni che riguardano aspetti politici. Per esempio, a proposito di Blade Runner, le comunità minoritarie come possono difendere la loro storia quando gli archivi sono creati, conservati e tramandati dalle comunità dominanti? Come possiamo collegare
diritti confliggenti, tra cui quello della conoscenza, il K, l'agente K, e dell'oblio, i replicanti di ultima generazione. Questioni di natura tecnologica che toccano temi teorici, la granularità dei dati, la loro delocalizzazione, i big data, i documenti dinamici hanno creato forme di aggregazione documentaria. Possiamo ancora definirli archivi? Questioni di natura istituzionale. I principi regolatori della tutela e della conservazione sono ancora in grado di governare i principi nostri, normativi nostri, mi riferisco a quelli italiani ovviamente, perché, ma per non fare un discorso più ampio, della tutela e della conservazione del patrimonio archivistico, sono ancora in grado di governare fenomeni quali la formazione di depositi digitali dove confluiscono oggetti di diversa natura e provenienza? Questioni di natura ontologica, e qui mi riferisco all'ontologia come filosofia e non come ontologie semantiche. Gli archivi e gli archivisti possono ancora fornire un fondamento affidabile per nutrire memorie individuali e collettive, per aiutare la costruzione di un rapporto trasparente tra cittadini e istituzioni, per conservare tracce attendibili per la ricostruzione del passato? Mi fermo all'ultima domanda e la risposta è sì. Gli archivi e gli archivisti oggi sono più che mai indispensabili. Bisogna riflettere e lavorare sulle modalità del loro intervento, in parte nuove ed inedite, attraverso le quali non solo affermare il valore culturale degli archivi, ma anche la loro profonda valenza civile e democratica. Secondo l'Oxford English Dictionary, la post-verità è la parola dell'anno del 2016. Cosa si intende per post-verità? Si descrivono, dice sempre il dizionario, l'Oxford Dictionary, si descrivono situazioni della vita pubblica in cui i fatti e la ragione sono meno influenti nell'orientare scelte individuali e collettive rispetto all'emotività e alle convinzioni personali. Cioè abbiamo assistito negli ultimi anni all'offuscamento della linea di demarcazione tra fatti ed opinioni, a una crisi di fiducia nei confronti dell'establishment non solo politico, ma anche degli esperti, intesi come esponenti della comunità scientifica e delle istituzioni che hanno avuto fino ad ora e che hanno il compito di orientare il dibattito pubblico e le scelte politiche. È uscito nel 2017 un libro di Nichols, che è stato tradotto poi anche in italiano qualche mese fa, che si chiama La conoscenza e i suoi nemici, l'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia. Scrive Nichols: gli americani hanno raggiunto un punto in cui l'ignoranza, soprattutto nella vita politica, è una vera virtù. Rifiutare il parere degli esperti è affermare autonomia, è una nuova dichiarazione di indipendenza. Tutto è conoscibile e ogni opinione su qualsiasi argomento è valida, come qualsiasi altra, scrive Nichols. È una delle tante modalità, quelle che stiamo vivendo da qualche anno, con cui si è manifestata nel corso del Novecento la diffidenza, se non proprio l'avversità, nei confronti di quello che fino a qualche tempo fa si chiamavano le élite, accusate di perdita di contatto con la realtà nella quale vivono le persone comuni.
La specificità del periodo che stiamo vivendo è data da internet e dai social. Questi mezzi, che non sono meri strumenti, hanno messo a disposizione di tutti quelli che li sapevano usare, e sottolineo quelli che li sanno usare, una massa di informazioni, creando l'illusione che disporre di dati sia di per sé costruire una conoscenza del fenomeno, di poter fare almeno di mediazioni e di mediatori di questa conoscenza, stimolando anche la tendenza, che gli psicologi chiamano bias di conferma, a cercare solo le informazioni che confermano le nostre opinioni. Secondo Nichols, la sfiducia nei confronti del sapere certificato alimenta fenomeni di irrazionalità, rende difficile il funzionamento di società complesse, indebolisce le basi su cui si fonda la democrazia. E il tempo, appunto, è in questo clima, in questo ambiente, che hanno sviluppo, hanno successo quelle che gli americani chiamano, e noi insieme agli americani, perché fa molto, insomma, bello, fa fico parlare, si chiamano le fake news, che è un termine entrato prepotentemente nel nostro linguaggio comune nel 2016. Da noi, per la campagna elettorale di Trump, dopo la campagna, in realtà in America le fake news hanno cominciato ad avere una certa incidenza nel dibattito politico e nelle scelte politiche prima della campagna di Trump, ed è stata sulla storia dei vaccini, dei vaccini da una parte e del cambiamento climatico dall'altro. E su queste due cose di natura scientifica, ecco perché la comunità scientifica è particolarmente interessata a questo fenomeno, che indebolisce fortemente la sua capacità di incidere. Le false notizie ci sono sempre state, ovviamente. La novità di questi anni è la facilità di produzione e diffusione, l'influenza sul grande pubblico, la difficoltà a controllare e intervenire sulla fonte originaria. Allora, cosa c'entrano gli archivi in tutto questo? La missione archivistica, qui vedo tanti archivisti, quindi scusatemi se dico delle ovvietà per la maggior parte dei presenti, risiede principalmente nel formare documenti intese come rappresentazioni affidabili di fatti avvenuti, di conservare nel tempo tali documenti come evidenze e prove garantendone autenticità, a partire dalla preservazione dei contesti di produzione ed istituzionali, elaborare strumenti di ricerca che permettono agli studiosi e agli utenti di collocare i documenti nei diversi contesti che contribuiscono a dare significato alle informazioni veicolate. Badate, non si tratta di affermare gli archivi come portatori di verità. Noi siamo lontani, ormai la teoria contemporanea è lontana dal concetto di archivio come ingenuo riflesso delle attività dell'ente. Ma compito degli archivi, degli archivisti e della disciplina archivistica è quello di garantire l'attendibilità del documento, non la sua veridicità, né la sua piena specularità. Potersi fidare di un documento significa sapere da chi, quando, perché e come è stato prodotto. Significa conoscere la connessione con gli altri documenti, significa avere fiducia nella catena della conservazione. Aspetti che garantiscono la qualità delle informazioni di cui i documenti archivistici sono portatori, alimentando lo spirito critico di chi li usa e li ricerca. Il ruolo che oggi possono avere, anzi debbono avere, gli archivi è essenziale, e con esso gli archivisti, perché la nostra comunità ha le competenze per mettere in atto strumenti per qualificare le fonti. Un compito da svolgere in alleanza con i nostri tradizionali alleati, gli storici,
i bibliotecari, ma anche i giornalisti, che sentono come la diffusione delle fake news stia minando la credibilità dell'informazione e quindi la loro sopravvivenza come professione. Tra la comunità di archivisti ci si pone anche un altro interrogativo: le fake news le dobbiamo conservare o le dobbiamo distruggere? Secondo alcuni archivisti le fake news vanno conservate perché testimonianza storica di un'epoca. Altri ricercatori, tra questi per esempio i linguisti, affermano che le fake news vanno conservate non solo per il futuro, per i ricercatori futuri, come testimonianza di un'epoca, ma per il presente, perché attraverso l'analisi delle fake news possiamo mettere in piedi degli strumenti che ci possono difendere oggi dalle fake news. I linguisti dell'Università della California hanno analizzato le teorie presenti sul web contro i vaccini, hanno creato un modello analitico basato su testo, attori, stile narrativo, supportato da tassonomie e degli algoritmi hanno messo in piedi. E per fare questo però hanno dovuto utilizzare, studiare, leggere, analizzare moltissime fake news che hanno poi confrontato con le notizie vere. Questo ci porta ad un altro tema, qui appunto il discorso che faceva Eugenia, che è la conservazione del web, che è il web archiving, che è in parte uno dei problemi che ha sollevato Eugenia, ma su questo non mi voglio fermare, appunto, perché altrimenti sforo decisamente i 5 minuti sul web archiving. Noi possiamo fare moltissimo noi archivisti, anche se oggi sono le biblioteche quelle che maggiormente si occupano della conservazione del verbale, e possiamo fare molto perché abbiamo delle competenze specifiche, due in particolare. La prima competenza che hanno gli archivisti è che sanno, e nel web archive questo è emerso, che sanno che noi possiamo conservare anche i siti web solo se i siti web sono stati pensati per una conservazione a lungo termine. Cioè solo se sono stati costruiti e sono stati messi nell'architettura, nei formati, nelle cose, dei principi, dei criteri atti a conservarli nel tempo, cioè una precocizzazione della conservazione. Ma questo noi lo sappiamo meglio di qualsiasi altro. E l'altro elemento che noi archivisti sappiamo meglio di altri è la selezione, è la valutazione ai fini della selezione. Non si può conservare tutto, pensate il web, se si può conservare, ma adesso non vi dico dei dati, ma insomma è facilmente intuibile. Cosa conserviamo? Sulla base di quali criteri facciamo la valutazione? Su questo tema, che è quello che noi tradizionalmente chiamiamo scarto, noi archivisti abbiamo una riflessione che possiamo mettere a disposizione di tutte le altre comunità per questo tema. E chiudo, questa è l'ultima, perché questa è una cosa carina che mi piace anche tanto a Leonardo. la conservazione dei siti web è importante per tanti motivi, ovviamente, e la conservazione scientifica dei siti web è la nostra sfida, perché manipolare il sito web o toglierlo dalla circolazione, non aggiornarlo o metterci dei dati in maniera decontestualizzata è estremamente facile. Ci sono dei casi molto pesanti che sono scritti, eccetera, ma io voglio soffermarmi solo sull'ultimo, che è questo: la certezza della vulnerabilità dei siti coniugata con la preoccupazione maturata durante la campagna elettorale
di Trump, in particolare dall'atteggiamento di Trump nei confronti del cambiamento climatico, ha fatto nascere un movimento che in America si chiama di guerriglia a guerriglia, dicono guerra archivistica. Una parola che ci piace tanto. L'Università di Toronto nel novembre del 2016, perché voi sapete, vabbè, Trump ha vinto le elezioni, poi ci sono stati quei mesi e poi ha assunto le piene funzioni nel gennaio del 2017. L'Università di Toronto chiama a raccolta nel novembre 2016 archivisti, bibliotecari, informatici, esperti di banche dati, hacker. Manda un call to action, non un call to papers, un call to action, con l'obiettivo di salvare i dati sul cambiamento climatico, sugli effetti dell'azione umana nei confronti dell'ambiente, dell'acqua, dell'aria, su programmi e delle industrie tossiche. Tutti i dati presenti sia in banche dati istituzionali di agenzie federali, sia di altri siti privati scientifici, di università, eccetera, prima che Trump mettesse piede alla Casa Bianca e potesse ordinare di intervenire negando il libero accesso a queste banche dati. Il movimento si riunisce per la prima volta a Toronto ed è una lotta contro il tempo a scaricare questi dati per poterli conservare. Si diffonde in molte altre università americane ed è sostenuto da Internet Archive. È stata una lotta contro il tempo. Si è trattato di un fenomeno collettivo che ha assunto caratteri di vero e proprio attivismo sociale. L'obiettivo non è solo quello di preservare la memoria, ma conservare una data memoria. Una memoria che, se cancellata, avrebbe cambiato non solo il senso della storia, ma la storia stessa. Una memoria la cui presenza non incide solo sulla scrittura della storia, ma influenza la vita presente e futura delle persone del pianeta. Tale attivismo sociale rende evidente un cambiamento che investe la figura dell'archivista come custode neutrale. È stato il dibattito sul rapporto tra archivi e diritti umani ad aprire scenari inediti sul rapporto degli archivi, sul ruolo degli archivi e degli archivisti. Con la guerriglia archivistica, gli archivisti affermano il loro ruolo di costruttori della memoria e ripropongono con forza la necessità di tutelare nell'era digitale evidenze affidabili per tutti coloro che ne hanno bisogno, per la storia, per la giustizia sociale, per la difesa dell'ambiente, per i diritti umani. Finito. Grazie. Grazie. Grazie Dinda. Spero che tutte queste citazioni di Trump non siano un triste presagio per noi, però, perché il quadro... Ci siamo. Quindi, però, insomma, bene sapere a che cosa siamo, forse, a cosa stiamo andando incontro. Il professor Federico Valacchi: gli archivi sanno cantare. Questa cosa bisogna proprio... Silenzio subito, sentiamo, perché sono rimasta. Prego. Grazie. State tranquilli che non canterò. Non avrei voti. Non dice, dice gli archivi, non gli archivisti. Infatti, gli archivi sanno cantare, non gli archivisti. Ma intanto, come notava anche Linda, certo molte le suggestioni emerse da dei saluti non per nulla istituzionali, ma molto densi, insomma, molto carichi di contenuti. Anch'io però non cadrò nella trappola di inseguire le suggestioni che pure sono emerse, come non cadrò nella trappola di seguire Linda sul suo territorio affascinante che ci ha introdotto a tanti temi. Ma il mio intervento, al di là del titolo canterino, muove da una prima post-verità, perché secondo me di post-verità si tratta. Gabriel García Márquez scrive nella sua Vivir para raccontarla: la vita non è come la si è vissuta, ma come la si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Io trovo che sia un passaggio, come dire, fortemente articolato
stilistico che evoca i temi della selezione, che evoca i temi dell'organizzazione e dell'informazione, che evoca i temi del racconto. Ecco, il racconto, la comunicazione, come abbiamo ricordato con gli organizzatori, sono al centro di questo mio intervento dal titolo, insomma, così dice già. Una premessa che ritengo doverosa: io giocherò sulla doppia cifra rigore e leggerezza, nella convinzione e nel tentativo di dimostrare come la comunicazione debba essere leggera ma si basi sul rigore. Il nostro rigore, la nostra tradizione metodologica, il nostro approccio forte alla descrizione artistica sono gli ingredienti della comunicazione. Poi la comunicazione la possiamo, anzi la dobbiamo declinare in mille modi possibili. Possiamo guardare a mille utenti possibili, a mille possibili finalità, ma non si prescinde dal rigore. Non si prescinde, voglio dire, anche in un momento ormai in una fase di forte trasformazione, né dalla tradizione né da un metodo che deve aggiornarsi, ma che deve continuare a governare quello che noi cerchiamo di continuare a chiamare archivio, perché sono d'accordo con Linda, molto spesso facciamo fatica di fronte alle fenomenologie documentarie contemporanee ad usare la parola archivio. Archivistica del resto è per me, lo dico da tempo, una parola plurale, no? L'intervento anche che mi ha preceduto lo dimostra bene, quanti sono i fenomeni che dobbiamo contenere, ma accennava anche la sovrintendente. Abbiamo da gestire il fenomeno della digitalizzazione, dell'ordine, del disordine, ma gli archivi correnti digitali. Quindi l'archivistica è una parola senz'altro plurale. Ma veniamo al Festival di Sanremo. Gli archivi sanno cantare. Direi che per declinare questo titolo, appunto, sanremese, noi dobbiamo individuare 5 punti centrali. Che cosa cantano gli archivi? Con quale voce? Attraverso quali strumenti queste canzoni vengono cantate? E poi altri aspetti non da trascurare: chi li fa cantare e chi li ascolta o chi li sa ascoltare? Se entriamo nel merito della prima questione, che cosa cantano gli archivi? Io credo che cantino innanzitutto una poderosa canzone civile. Credo fortemente nel ruolo civico e civile degli archivi. Gli archivi sono in prima battuta il canto del presente, o meglio il canto dei presenti. Cantano di identità, di memoria, lo sappiamo, siamo quasi tutti archivisti qui, ma insomma mi piace ricordare. Verrebbe da dire quasi un grande canto popolare quello che trovano dagli archivi. Certo, gli archivi non cantano note sparse, non cantano dati destrutturati, obbediscono a spartiti puntuali, cioè a paradigmi culturali. Dato un archivio esiste un paradigma culturale che lo governa. Certamente gli archivi cantano anche dei passati che furono. Gli archivi sono i granai della memoria di cui noi oggi discutiamo. Però nella canzone archivistica, come sappiamo bene, e queste note vanno estratte, succhiellate, ci sono le due componenti: il canto del presente, il canto civile, e il canto dei presenti che furono. Gli archivi sono figli, lo sappiamo bene, tutti di presenti che sono stati. Il canto delle sirene non esiste in archivi e in archivistica. Con che voce cantano gli archivi? Cantano con una voce dura, concreta, la voce modulata degli avvenimenti, una voce che urla il bisogno del presente. Noi negli archivi lo sentiamo urlare il bisogno del presente, così come sentiamo urlare la voglia di passato, ma di un passato che
è funzionale a una società memore, e quindi questa voce che rimbomba, che rimbalza in un gioco continuo tra passato e presente. Una voce che esiste perché c'è un bisogno. La voce degli archivi non è una voce che esiste in natura, è una voce che è evocata dai bisogni di chi l'interroga. E qui veniamo a un altro problema, quello degli strumenti. Come si fa a far sgorgare il canto degli archivi? Io credo che gli spartiti, cui alludevamo prima, sono tutti quegli strumenti che tentano di governare la innata tendenza al disordine che si cela negli archivi. Gli archivi sono brutte bestie, da qualsiasi punto di vista che si voglia guardare. Noi li amiamo tanto, ma sono cattivi, sanno essere cattivi. E l'antidoto a tanta cattiveria, tradizionalmente, ma ce lo dobbiamo ripetere come un mantra, è l'ordine. Il concetto di ordine è inteso non tanto come stato fisico, quanto proprio come primo strumento di governo degli archivi. Di nuovo, ci è stato ricordato questa mattina, si tenta di digitalizzare archivi che non sono ordinati. Mancano le parole per commentare tanta brutalità, tanta sciocchezza, direi. Il caos digitalizzato resta caos. Ecco, questo concetto di ordine che nel contesto digitale assume sfumature anche da un punto di vista della prassi diverse da quelle tradizionali. L'ordine digitale è un ordine che si impartisce all'archivio nel momento in cui si forma. Ti ordino di essere ordinato, verrebbe da dire. Certo, lo si fa con la tecnica che abbiamo affinato, che a livello nazionale ed internazionale ormai condividiamo, con una gestione oculata dei metadati e quant'altro, però da un punto di vista metodologico, no? Il vecchio riordinamento è sostituito dall'ordinamento. Io te lo conferisco precocizzando la conservazione, come tu ricordavi, nel momento in cui ti forma. Poi l'ordine, che se concordiamo sul fatto che l'ordine sia uno strumento, non solo uno stato fisico, l'ordine certo, e questo lo abbiamo sempre fatto, va comunicato. Qui entra in ballo l'altra questione centrale della comunicazione, che è la descrizione archivistica. La comunicazione, anche light, se la smart, se la vogliamo chiamare così, non prescinde da un rapporto stretto con i processi di descrizione archivistica. E la descrizione archivistica tradizionalmente partorisce strumenti di ricerca, le guide, gli inventari naturalmente, ma anche i sistemi informativi, le banche dati. Ecco, ai nostri fini, che cosa possiamo dire di questi strumenti che conosciamo così bene? Che sono strumenti tecnici, necessariamente tecnici, strumenti che raccontano contesti e contenuti con un linguaggio ed una formalizzazione che è tecnica. In qualche misura invece il nostro problema è domandarsi se questo può bastare, se il bisogno di comunicazione degli archivi si può fermare alla dimensione tecnica. Ricordate sempre la mia premessa, rigore, 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 non vado raccontando. In altre parole, se si può passare dal linguaggio degli standard al linguaggio naturale, a modelli di comunicazione che siano
più percepibili da più ampie fasce di utenza. Perché noi abbiamo e continuiamo ad avere un problema, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, che è quello della visibilità. Noi condividiamo, diamo per assodato e urliamo in molti casi, qui ci sono diversi oratori oggi, per cui insomma sono in buona compagnia, l'importanza degli archivi. Però poi qual è la penetrazione nella società degli archivi? Sì, tutta la questione che gli archivi non hanno appeal, che c'è bisogno di mediazione, eccetera, eccetera. Però sicuramente se noi ci fermiamo allo stato tecnico, questa penetrazione non aumenterà mai. Io credo poi che insieme ai contenuti e ai contesti noi dobbiamo trovare sistemi, e alcuni ne esistono, per trasmettere valori. Noi dobbiamo far passare, e il problema diventa politico, nella società i valori archivistici ancora prima che i contenuti archivistici. Far convinta l'opinione pubblica, se posso usare questa espressione un po' logorata, dell'importanza vitale degli archivi in ogni momento della vita di una società. Noi questo lo condividiamo qui, ma certo dobbiamo trovare il modo di veicolarlo altrove. Quindi una preoccupazione in più, un ruolo in più, una mansione in più per gli archivisti. Quello di tentare di tradurre, anche approfittando degli strumenti di cui noi oggi disponiamo, dall'archivistichese. Io uso il termine che individua questa lingua arcana, ma che noi conosciamo bene, per indicare il linguaggio di dominio inevitabile naturalmente che ci serve a governare il fenomeno archivistico, ma lo sforzo è quello di scrivere note che vadano oltre l'archivistichese. Poi abbiamo un problema, perché non tutte le colpe sono nostre naturalmente. Il problema è quello di chi ascolta gli archivi. L'audience è piuttosto bassa, tutto sommato. Io credo che in questo senso, di nuovo, la trasmissione di valori, l'utilizzazione di modelli più facilmente comprensibili potrebbe contribuire ad alzare quest'audience. In altre parole, chi sono gli utenti? A chi vogliamo parlare? Io vorrei parlare con linguaggi adeguati a tutti i cittadini, senza perdere di vista gli interlocutori, assolutamente no, privilegiati che noi abbiamo, anzi governando insieme a loro questo processo di trasformazione espressiva. Penso a quello che sta accadendo sul terreno della public history, terreno delicato, no? Lo storytelling, tutte queste faccende che ormai sono di dominio comune. Perché vogliamo parlare? Ma perché io credo, e qui ci metto la passione, ci metto lo stato d'animo, perché siamo convinti che certo gli archivi non salveranno il mondo, che negli archivi non c'è la verità, ma siamo convinti del fatto che i granai della memoria siano un fattore di identità per una società che si sta smarrendo dentro la nebbia digitale. La superfetazione documentaria a cui assistiamo, la destrutturazione documentaria, sono tutti temi che ci impongono di urlare con forza i nostri valori, di cercare quanto più possibile di farli condividere. C'è una
questione politica che adesso non c'è il tempo di affrontare, cioè quella degli strumenti con cui noi possiamo oggi governare gli archivi, che sono strumenti da un punto di vista normativo soprattutto decisamente datati, che mettono in forte difficoltà i soggetti deputati ad esercitare questo governo. Però credo che, e lo credo davvero, che ci sia un problema, ma stamani qui lo stiamo dimostrando, mi sembra, di stato d'animo, nel senso che la questione archivistica, che pure esista, si può affrontare anche dal basso. La questione della comunicazione è una questione che parte dal bar la mattina. Io quando c'ho sonno, vi confesso che quando il barista di turno, che è curioso, dice: ma lei che insegna storia? Anche io insegno storia, così non... però quando dice voglio compiere il mio dovere, dico come insegno archivistica e poi mi dilungo. Sono contenta perché era una cosa proprio, un senso di colpa di questo. E poi mi dilungo nelle spiegazioni. Quindi alla base della comunicazione c'è anche uno stato d'animo nostro predisposto a comunicare. Io direi che, e mi avvio a concludere, soprattutto nel contesto digitale, bisogna tentare di andare oltre la comunicazione intesa come erogazione di contenuti da parte di un soggetto verso potenziali utenti. Bisogna collocarsi invece in un'ottica di condivisione, all'interno della quale gli utenti non siano soggetti passivi, ma interlocutori, in un rapporto che sia in crescita costante. Ecco, chiudo richiamando quelli che secondo me sono alcuni buoni esempi o comunque tentativi di una buona comunicazione archivistica. Su tutti, il sito dei National Archives britannici, la sezione Educational, che è veramente paradigmatico. C'è un enorme lavoro redazionale, una enorme metabolizzazione dei contenuti. Io non parlo del sito di un'azienda che vende scatti digitali, parlo di un'istituzione culturale prestigiosa, no? Che ha investito in maniera pesante nella dimensione didattica, utilizzando digitalizzazioni in maniera adeguata, creando percorsi tematici, eccetera. In Italia, forse qualche segnale in questo senso si coglie nei portali tematici del SANE, in alcuni portali tematici del SANE. Poi c'è, e chiudo, naturalmente il ruolo dei social. I social, nella diffusione di contenuti, di valori archivistici, di informazione archivistica, possono avere un ruolo importante. Linda lo ha evocato, c'è questo gruppo Archivistica Attiva, per esempio, ma ce ne sono anche altri. Io cito Archivistica Attiva perché è il mio, quindi faccio bieca pubblicità, naturalmente, mi sembra legittimo. Avendo il microfono in mano, adesso ne approfitto e parlo, no? All'interno del quale si sviluppano dibattiti che riescono ad aprire talvolta anche all'esterno della nostra comunità il tema della comunicazione. Detto tutto questo, le ultime due parole che io amerei che voi ricordaste come la comunicazione sia rigore e leggerezza. Vi ringrazio. Grazie, ci sono molti spunti interessanti, no? Rispetto sia dall'intervento di Linda che di Federico. Ecco, allora c'è bisogno del dito per fare questa cosa, no? Pensavo fosse tutto in automatico, vedi la speranza che la scienza e la tecnologia possa, però ecco. Io mi soffermo su una cosa importante che ha detto Federico Valacchi, perché insomma ci sono anche colleghi che potrebbero, e cioè sugli strumenti normativi datati, che è veramente una tragedia per noi. Questa è una cosa veramente grave, perché comunque determina un contesto poi di comportamenti che
assolutamente rendono poi una mancanza di certezza del diritto da tanti punti di vista, e quindi secondo me la necessità di rivedere e di riscrivere determinate norme alla luce di un panorama che comunque è in continua evoluzione. Noi abbiamo ancora all'interno del MIBACT una direzione generale archivi che è strutturata in una certa maniera, secondo me con una minore ancora attenzione rispetto a quello che c'era stato tanti anni fa, quando c'era la buona Enrica Armanni che seguiva le faccende di informatica. Cioè tutta questa parte all'interno del MIBACT, tutta questa evoluzione, questa, diciamo, quello che viene fuori dai social, da quello che è l'evoluzione tecnologica, dall'uso diverso dei dati e delle informazioni, comunque è una cosa che secondo me da un punto di vista proprio della normativa non ci si è posto il problema, e quindi questa è una cosa importante. Poi per il resto cose bellissime, ma noi dobbiamo andare avanti, i tempi credo siamo anche in ritardo, quindi io lascerei il posto alla seconda sessione esperienze a ovest e ad est, quindi inviterei i colleghi. Federico, questo è tuo? No. Deve venire Michele De Feudis. Possiamo andare. Buongiorno a tutti. Intorno al trinomio tra tecnologia, memoria e archivi si gioca una grande partita che riguarda le tecnologie moderne. Proprio nel tempo in cui l'accelerazione della comunicazione ci fa vivere in un eterno presentismo, probabilmente è utile, con convegni, diciamo, particolarmente centrati come quello promosso dalla Fondazione Di Vagno, cercare di partecipare a un processo complesso che supera ed evita l'azzeramento del passato, soprattutto in tempi nei quali, diciamo, vivere all'interno di un mondo ipertecnologico porta anche alcuni controsensi, come l'abbandono di tanti archivi, per esempio di politici, di parlamentari, che sostanzialmente addirittura finiscono, diciamo, addirittura nello smaltimento. È chiaro che il recupero di una memoria politica è particolarmente utile per leggere e interpretare il presente. Come si fa a discutere in Puglia di caporalato senza avere memoria delle battaglie bracciantili di Vittorio? Come si fa a discutere di legge elettorale senza conoscere tutto il pregresso? Come si fa a riportare il fair play e lo stile nei rapporti politici, per esempio, se non si ricostruiscono le amicizie che per esempio aveva Giuseppe Di Vagno con il suo rivale Michele Viterbo? Allo stesso modo è importante, mi sembra che la professoressa Giuva l'abbia detto, il ruolo etico dell'archivista, che è veramente un custode neutro che offre appunto attraverso gli archivi degli strumenti perché poi, diciamo, possono divenire anche oggetti per dare una forma alla politica. La sessione che modulo è una sessione che punta a mettere a confronto le esperienze, diciamo, del mondo appunto dell'archivio tra ovest ed est, in particolare con un'attenzione al mondo balcanico. Ovviamente il ruolo appunto della tutela e della valorizzazione degli archivi è essenziale per l'alfabetizzazione politica. Viviamo in tempi nei quali la mattina un parlamentare può addirittura chiedere l'impeachment del Presidente della Repubblica, il giorno dopo può rimangiarsi tutto. Questo presentismo folle probabilmente, diciamo, può essere temperato da un utilizzo responsabile degli archivi e della memoria e soprattutto del senso civico che passa attraverso appunto il culto appunto dei documenti. Quindi io prego Grazia Tatò, ex direttrice dell'Archivio di Stato di Trieste e vicepresidente dell'International Institute for Archival Science, di intervenire col primo intervento. Grazie. Bene, grazie. Partiamo da est, anzi dal nord-est, allora, in questa riflessione sull'immagine del territorio.
L'immagine del territorio mi ricaggio anche quello che diceva Federico prima parlando dei portali del San. È uno di quei temi pesanti, uno di quei temi che interessano non soltanto gli studiosi ma anche gli utenti, che interessano tutti a livello non soltanto storico ma anche pratico e fiscale anche, no? Quindi a livelli molto più pragmatici dello studio. Che cosa è successo su due dei portali in realtà? Quello che parlava della storia degli antenati, direi così, e questo che parla dei territori, è che a un certo punto è proprio concretamente la comunità archivistica, ognuno per proprio conto, anche in modo abbastanza disorganico devo dire, si è mossa con l'attenzione a riprodurre, ad offrire l'immagine del territorio. Poi il portale del San ha anche aiutato a dare ordine, perlomeno un po' di omogeneità a tutti questi lavori, però è stato anche facile, nel senso che questi lavori erano già stati ampiamente avviati sull'esigenza di rispondere a una richiesta forte che veniva da parte dei fruitori. E c'è anche, sempre Federico prima parlava, no? Si dice gli archivi sono difficili, sono brutti, ok. Beh, questi sono belli, no? Perché hanno anche il vantaggio, queste riproduzioni, queste mappe, di essere anche belli, quindi colmano anche questo tipo di difficoltà. Cosa succede a nord-est? Succede che nell'impero asburgico, già nel 1742, nasce questo istituto che si chiama Tavolare e che vi sembrerà strano, ma a Trieste esiste ancora ed è tuttora assolutamente operante e ai fini proprio della quotidianità. Che cos'era questo ufficio tavolare? Aveva lo scopo di affermare, di precisare le proprietà. È una cosa diversa dal catasto. Il catasto nasce molto dopo, si chiama catasto franceschino, pensiamo nel 1817 Francesco I, e nasce per motivi fiscali, quindi questo, nell'impero asburgico succede questo doppio percorso che però produce un tipo di documentazione molto simile, perché sono sempre mappe. E nei tentativi che abbiamo fatto all'Archivio di Stato di Trieste di georeferenziare queste mappe ottocentesche, vi assicuro che erano perfette. Cioè, nonostante non ci fossero tutti gli strumenti e i marchingegni attuali, ma erano fatti dai geometri a piedi con la cordicella magari, ma tornano perfettamente in questa immagine del territorio. E questo è un discorso ampio che riguarda non soltanto Trieste, ma tutta l'area asburgica. All'Archivio di Stato di Trieste si trova gran parte del catasto istriano, cioè di quei territori che oggi fanno capo a Slovenia e Croazia, ma che avevano il loro ufficio produttore a Trieste, quindi in base al noto principio della provenienza sono lì dove sono stati prodotti. Questo ha creato dei problemi, questa esigenza di mettere in web certe tipologie di documenti è anche proprio di natura pratica. Io li conservo, ma interessano tantissimo ai vicini, no? Perché riguardano un territorio che adesso appartiene ad altri stati. I confini non c'erano nell'impero asburgico, non c'era questa necessità, no? E poi i confini sono mobili, i confini cambiano e quindi anche l'interesse e la gestione di queste
immagini diventa complessa. Aver messo tutto questo in internet, tutto a disposizione di tutti, ha fatto veramente un'operazione, devo dire, necessaria. Noi la sentivamo come necessaria, però vedo che anche in zone d'Italia dove questi problemi di confini non c'erano, come Milano, come Venezia, questa era un'esigenza sentita. Complicazioni a non finire nel fare un'operazione di questo genere, perché le mappe catastali non si leggono soltanto con il nome della località, e già questo è un bel problema, perché immaginate le diverse versioni delle località, dalla lingua tedesca a quelle locali, all'italiano che li gestiva. Questo è facile se io dico Capodistria e Coper, ci arriviamo tutti, ma quando cominciamo a parlare di micro particelle territoriali il discorso diventa veramente complicato e richiede a monte uno studio approfondito e archivistico che diciamo l'aspetto digitale è veramente l'ultima cosa a cui si deve far fronte. E poi queste mappe parlano, dicevo, non solo con la località, non solo con i numeri delle particelle catastali, ma parlano con i colori, perché le certe tonalità di verde indicano un certo tipo di cultura, certe tonalità di rosa o rosso mi dicono se l'edificio è privato o pubblico. E voi sapete quanta difficoltà c'è a guardare lo stesso colore attraverso monitor diversi? Quante volte i colori vengono completamente falsati, no? Quindi si è dovuto fare veramente un lavoro di tecnologia archivistica, non lo so come chiamare, per cercare di rendere parlanti queste che erano notizie molto importanti, insomma, non erano certo. Parliamo di grandi masse, 10.000 circa sono le mappe catastali, poi c'è tutta la carta topografica, poi c'è buona parte del tavolare, poi parliamo di 200-300.000 immagini che riguardano tutta la documentazione che affianca le mappe. Ed è importantissima perché è quella che ci parla dei proprietari e che ci permette di ricostruire la popolazione, di fare gli studi sociali, di capire chi erano, erano italiani, erano cosa, erano austriaci, erano cos'erano, non dei diversi momenti. Quindi possibilità di lettura molteplici, fondamentali per ricostruire la storia del territorio, e tuttora utili, per quanto possa sembrare folle questa cosa, ma anche per motivi pratici, perché ancora sulle mappe del tavolare ha lavorato fino a l'anno scorso l'ufficio tavolare di Trieste, quando in accordo con la regione sono state poi digitalizzate queste mappe e i geometri hanno finito di andare con un pezzo di carta, appoggiarlo sopra in trasparenza e copiarsi le particelle. E la collega sorride perché nel Montenegro siamo nello stesso impero e quindi i problemi sono gli stessi, ovviamente, no? E quindi questa esigenza di intervenire, no? Anche a tutela, perché erano ridotte veramente male, quindi è importante restaurare, ma restaurare non risolve se continuo a usarli male. Anche restaurare bene queste mappe non è una cosa non è una cosa semplicissima. È verde, non è stata una cosa semplicissima, perché sono acquarellate, quindi come ci mettevano su pennellino di colla, slavazzava tutto, addio numeri e problemi di questo genere molto,
molto così di basso livello rispetto magari alle problematiche che ci andavamo ponendo, ma che sono problemi reali che aiutano a ricostruire la storia del territorio, ma della popolazione che su quel territorio viveva e ha vissuto. Adesso tutto questo è consultabile in internet, abbiamo fatto un po' tardi, chi è interessato trova facilmente nel portale del SAN questi dati, che sono il catasto, il tavolare, la carta topografica, l'archivio Piani, che era l'ufficio tecnico, quindi anche le strade, gli edifici pubblici, i lavori sui fiumi, è un'immagine del territorio a tutto tondo, veramente, e credo basta. Ma è tanto, ma è tanto, veramente è un'ampia offerta. Su queste cose ci siamo confrontate tante volte con i colleghi che condividevano l'impero e anche con quelli che non li condividevano, ma che su queste tipologie di documentazioni avevano da lavorare proprio nell'ambito dell'Istituto Internazionale di Scienze Archivistiche. Faccio anch'io un piccolo spot a questo punto, mi pare anche giusto. È un istituto che è nato nell'86, quindi tantissimi anni fa, che dall'89 pubblica questa rivista Atlanti e che dal 2005 si è trasferita da Maribor a Trieste, quindi dalla Slovenia in Italia. Diciamo che è nata soprattutto con interesse all'area balcanica all'origine. A Trieste è esplosa, vero? Arrivano persone da tutto il mondo, dal Burkina Faso al Vietnam, all'Oman, dall'India, è vero. È un momento di incontro importante, di crescita. Devo dire che da questi confronti con colleghi in realtà anche tanto lontane, ma nello stesso tempo anche tanto vicine, è strano come ci si capisca subito, ecco, pur venendo da realtà internazionali e nazionali profondamente diverse. Vuol dire che una base c'è, che l'archivistica è una scienza, tutto sommato, e che si riesce a parlare al di là della babele di lingue che vi lascio immaginare, però si riesce a parlare e a capirsi al di là di ogni speranza, si creano dei legami di amicizia archivistica che sono tutto sommato molto profondi. È un momento per affrontare problemi e anche un momento per cercare di risolverli. Grazie. Grazie. Ora la parola a Manuel Melga Camarzana, direttore del Centro Documentale della Memoria Storica di Salamanca, in Spagna. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to thank the organization for inviting me to this conference and give me the opportunity to explain the Spanish experience in relation with the memory and the role the archives, especially the Historical Memory Record Center, is playing in this process of the recognition and reparation of the victims of the Spanish Civil War and the dictatorship. On the 19th of July 1936, a failed military coup against the democratic government of Spain led to a bloody war for almost 3 years. An alliance of different right-wing sectors with some military men commanded by a group of generals with the support of Nazi Germany and Fascist Italy rose up in arms against the democratic regime of the Second Republic, established in 1931 and ruled at that time by the Popular Front.
which was a coalition of different left-wing parties. The consequences of the Spanish Civil War were the dictatorship of the General Franco, the exile and the repression. According to Julian Casanova, a Spanish historian, the number of victims exceeded 600,000 dead, more than 100,000 people were murdered in the rear guard by the rebel forces and 55,000 in the rear guard on the Republican sector. More than 270,000 war prisoners were held in jails and concentration camps after the war. Between 50,000 and 60,000 people were executed in the post-war period by the Francoist forces, and around 500,000 people fled into exile. To these figures, we have to add those who died by starvation, disease, or unaccounted arbitrary murders, and those who are not included in any register. That is the reason why it is very difficult to know the total amount of victims. The victims during the war were casualties produced by an armed conflict, but after the war, the victims were a consequence of the repression of Franco's regime. Franco's dictatorship lasted for almost 40 years until the victims of the war in Franco's side were fully recognized and memorialized during these years. The most relevant and significant monument is the Valley of the Fallen, built between 1940 and 1958 near El Escorial in the Madrid province. This monument was constructed using forced labors, and thousands of the dead from nationalist side are buried, even Franco and José Antonio Primo de Rivera, the fascist leader of Falange. Franco died on the 20th of November 1975, and the period of transition started. Spain conducted a political process to become a democracy after 36 years of dictatorship. In December of 1978, a democratic constitution was approved by general referendum with the support of a huge majority of the electorate. In 1982, after the failure of a military uprising in 1981, the victory of the Socialist Party at the general elections put into an end this period of transition, and it can be said that democracy is consolidated in Spain. The main debate during the transition was whether the transition had to be conducted through a rupture with the previous regime or through reform from the law to the law. This second option won. The memory of the Civil War played a decisive role in this panorama. The society had always been divided between winners and losers until the death of Franco, but the great challenge was to build a new system on the basis of the reconciliations of both sides. The Amnesty Law of October 1977 ratified the decision, and the path of silence was an official strategy to overcome the difficult challenge of building a democracy. Nevertheless, demands for the recovery of what had been called historical memory had been constant during the democratic period. But it was from the decade of 2000s when these demands started to be more powerful, gaining prominence on the political agenda, and many associations began to criticize the path of silence. One of the best known is the Association for the Recuperation of the Historical Memory, that was founded in the year 2000, and following this path, a lot of associations were created all over the country with the same goal, to recover the bodies of thousands of people that were executed during the war, and they are still in mass grave. With the Socialist Party in power, the law that recognizes and extends the rights and establishes measures in favor of those who suffered persecution or violence during the war and the dictatorship, commonly known as the Historical Memory Law, was passed by the Congress
of Deputies in 2007. It condemns the Francoist dictatorship and tries to strengthen the spirit of reconciliation and concord that arose from the transition, but it emphasizes that the demands of the associations of victims are legitimate. The main provisions of the law are recognition of the victims of political, religious, and ideological violence on both sides of the Spanish Civil War and the victims of Franco's repression. The duty of the state to help in the tracing, the identification, and eventual exhumation of victims from Franco's repression whose corpses are still missing and often buried in mass graves. Rejection of the legitimacy of the laws and trials conducted by the Franco regime. Approval of the individual right to ask the state for a declaration of reparation and recognition of victims. The right to economic compensation for the victims of the repression during the war and the dictatorship and their relatives. The removal of Franco's systems symbols from public buildings and spaces, except for artistic or architectural reasons or in case of religious spaces, a census of all monuments built by forced labor during the dictatorship has to be done. Prohibition of political events at the Valle of the Fallen, Franco's burial place. The granting of Spanish nationality for the surviving members of the international brigades, and the creation of a general archive of the world in Salamanca. In order to do, public resources had to be provided for the question of documentation about the civil war and the dictatorship which remains in private hands. An interesting thesis about the Spanish situation is the one by Alberto Sendra Soto, Political Transition and Historical Memory in Spain, Discourses and Practices, from which I have taken some of the ideas explained in this part of this presentation. But what has been the role the archives have played in this process, especially the Historical Memory Center? The Historical Memory Center is the final step in the institutional evolution of a number of agencies created by Franco that began its path in the Civil War and whose main goal was the seizure of records, books, objects, and other effects in order to provide the information contained therein to different repressive bodies that operated during the regime. With the transition to democracy, these entities changed their name and targets, as they made these records available to researchers and open to the public. For citizens wishing to exercise their rights, those measures allowed the center to become an important instrument for economic and moral reparation of the victims of the war and the dictatorship. This institutional evolution began with the creation of the Office for Investigation and Anti-Communist Propaganda on the 20th of April 1937 during the Civil War. Its main objective was the compilation of enemy propaganda material and to organize the counter-propaganda campaigns. That same year, in May, the National Delegation on Special Affairs was organized in order to seize records, objects, and other materials of all organizations relating or belonging to the Freemasonry, Freethinking, and Rotarians. A decree dated April 1938 created the State Delegation for Records Recovery, although since the previous summer in the Northern Front recovery teams that conducted seizures had begun to operate and collect records and other materials from different archives and libraries of all those institutions and bodies related to the Republican regime, administration, political parties, trade unions, associations, foundations, companies, private homes, and so on. At the beginning, delegations were established in different geographical areas,
but the final destination of this confiscated material was the city of Salamanca, which had also hosted the headquarters of the Generalissimo for some time. However, in 1944, the two above-mentioned delegations were merged into a new institution, the National Records Management Delegation. Its main role would be to continue with the organization and classification of records that had been seized and provide the information contained therein to the various agencies in order to carry out measures of repressive nature, including the Special Corps for the Repression of Freemasonry and Communist Military Corps, Political Responsibility Tribunals, and so on. However, the National Records Management Delegation changed its name to Records Service and was placed under the Government Ministry of the President in 1968. Records Service were abolished in 1977 in the period of transition to democracy, and the Salamanca Records Holdings incorporated in 1979 the Civil War section from the Madrid National Historical Archive and were placed under the Ministry of Culture. In 1999, the General Archive of the Spanish Civil War was established as an independent body which kept that name until it was integrated in 2007 in the new Historical Memory Records Center. The Historical Memory Records Center was created by Royal Decree in 2007. It is a center of state ownership and management with records organically and functionally to the General Department of State Archives of the Ministry of Education, Culture and Sports, and now culture again, I think. With the creation of the center, the Ministry wanted to expand the records holdings kept in Salamanca Archive by integrating other records, either originals or duplicates, from other centers or from public or private institutions, and extending the chronological scope to the process of transition and consolidation of democracy in Spain in the late 1970s. It also included individual or collective memory records. The tasks entrusted to the new center were the custody of the General Archive of the Spanish Civil War records and their development and preservation. This development consists of recovering, assembling, organizing and preserving original records, including oral testimonies, as well as secondary sources associated with the Second Republic, the Civil War, General Franco's dictatorship, repression, exile, including the internment of Spaniards in Nazi concentration camps and extermination camps, and the transition to democracy in Spain. The ultimate goal of all these tasks is to make records available to all citizens, for some that can make a difference in their lives, while for the others it may simply satisfy their curiosity or facilitate their research work. To encourage historical research on the relevant periods, the center is playing a dynamic role in fostering research and in contributing to the dissemination of results through the organization of scientific and cultural events such as conferences, seminars, book presentations, exhibitions, and so on. These activities must be complemented by the dissemination of key findings in research via the web, mailing lists, and social networks. The center is also encouraging the active participation of users and their representative organizations, especially historical memory associations, which have been the real engines in seeking the implementation of policies to recover the testimonies from the recent past in the history of Spain, as well as the moral and economic reparations for the victims of the war and the dictatorship. In that context, the historical memory law and other supplementary provisions are of paramount importance. That law provides that the center should advise and support the victims of repression and cooperate in locating records and information to enable them to exercise their rights for moral or financial compensation. Article 20 of the law strengthens the legal framework for the establishment of the center and provided that it should be
hold all original records or reliable duplicates related to the war and the political repression that followed, kept in museums, libraries, and state-owned archives. It also provided that the administration should make the necessary efforts for the signing of agreements with other public or private archives or institutions, national or international, for the collection of oral testimonies that are relevant to that historical period. Likewise, in order to promote knowledge of this historical period, the law identified all the records kept in public or private as documentary and bibliographical heritage, thus guaranteeing the right of potential users to access and obtain the copies of reproductions. The law also urged all public entities to adopt the necessary measures to ensure the protection, integrity, and destruction of those records, with particular emphasis on the ones at greatest risk of deterioration. These activities are complemented by a series of pedagogical actions, mainly addressed to young people, to raise awareness of the most recent stages of the Spanish history, from the dictatorship to democracy. Records, holdings and collections kept in the center are made up of those from the record services of the governing president, the special care for the repression of Freemasonry and communism in Franco-Syria, and the various records, holdings and collections that have been incorporated since 1979. One of the main finding aids in order to control these documents is the General Card Index. The cards were created between 1937 and 1963. There are about 3 million cards where appears the names of loyal persons to the Republican government and people belonging to political parties of left side, trade unions and cultural, Masonic, Theosophical and Protestant associations, as well as a good number of international volunteers who came from different countries forming part of the international brigades. Due to the great amount of cars and the frequent use they have suffered, the possibilities of errors and mistakes at the alphabetical index were huge. Because of this, and to improve its preservation, a process of digitization took place, avoiding this way the handling damages. This digitization allows the public to visualize the image of the car and have direct access to the data that holds the card. The General Card Index shows the repression exercised on the losses of the Civil War. It was used by the documentary services of the government to report to different oppressive organisms as the special care of the repression and the communists and other cause constitute for poor of civilian servants. Teachers and workers from different fields like the post office and railroads. The information was reported also to the General Direction of Security, the civil governments in every province, and to any other organism of the administration of the state. Several laws have been approved by the Spanish current parliament and regional parliaments and communities to compensate economically, politically, and socially all the cities that were in war, in prisons, classification and concentration camps, and suffered violence during the dictatorship. The General Card Index that had been used since 1937 and during the Franco dictatorship to exert oppressive activities over the population from 1979 to nowadays has been an important tool in order to find the documents containing important information for the victims of the Civil War and the dictatorship. With this information, these citizens have got an economical or moral reparation. The same index that during the dictatorship was used for repression now serves for reparation. This information on the General Index Card we can be looked up on the internet through the site portal of details of the Civil War and victims of the reprisals and the Francoists. Thank you very much. Molte grazie al direttore Camazzana per questo viaggio nel mondo spagnolo del
del centro documentale della memoria storica di Salamanca. Ora, la parola a Snezana Pejović dell'Archivio di Stato del Montenegro. In this presentation, I have tried to bring closer to you the actual situation in the archival service in Montenegro. I'm talking about the organization of the state archives with a brief overview of the history of the establishment of the archives. I shall give you data about professional association and about the most precious and the oldest archival material preserved in Montenegro. Because of specific and complex general situation in Montenegro after the disintegration of ex-Yugoslavia, I have tried to explain political, social, and cultural circumstances and position of the Montenegro State Archives within them. In addition, since it is known that the archival profession nowadays exists through real, traditional, and virtual activity, I shall give you some information about the position and role of the Montenegro State Archives in modern information society with some examples on digitization project of archives. We have reorganized the archival service in Montenegro in 1992. Then, in this year, the only one state archives was established in whole Montenegro, with departments cover all creators and holders of public archival material in Montenegro. One expected that public archival holdings would be moved and located in the state archives. However, one part of valuable public archival material of importance to Montenegro is still stored outside the Montenegro State Archives. Until 1992, there were several independent archives in Montenegro which acted like cultural institutions, and they were abolished this year. Thus, unified state archives became an administrative body. It has the next organizational units that you can see on the display. We have about 10,500 linear meters of records and are kept in the state archives, and about 155 employers in this moment. Now, I shall mention that the first modern archival institution in Montenegro, in fact, was founded in 1949 in Kotor. It was the Kotor State Archives, later Kotor Historical Archives. Now, Kotor Historical Archives is the State Archives Department, and it plays in the sector of creators of archival material of state importance. It possesses the oldest public archival material from the 14th century, in total amount about 1,000 linear meter. This archival material is related on the wider territory of Boca Kotorska Bay. It is a type of regional archives, in fact. It was being created during many centuries through the activities of administration of different states and empires once present in this area, in the coastal region of present-day Montenegro. Kotor Historical Archives holdings represent the movable cultural property of the Montenegrin state. In former Yugoslavia, we have, in old republic, we have the Society of Archivists, but normally Montenegro had two. It was abolished after the centralization of archival service in Montenegro in 1992. In 2001, formally, the Association of Montenegrin Archivists renewed its work. Nowadays, in Montenegro, there is only one organization
which is active in the field of archival activity, also library activity. NGO Notar, Center for the Preservation, Presentation of Cotter's Documentary Heritage, established in 1999. You can see the first page of the homepage of this organization. After this disintegration of Yugoslavia, the political and environment and cultural ambience in Montenegro fundamentally was changed. We had the multi-annual international isolation, wars around, the rise of nationalism, in one word, influence of politics in all spheres. Among the other things, we have a new attitude towards culture and cultural heritage arising from a strong ethnicization, favoring only those cultural activities and programs that will have fast and large impact on the wider population. The new political elite undermines the professional standard in all fields. The mentioned reorganization of archival service in Montenegro was the most obvious example of a political decision dictated then from the power centers of the newly established two-member federation of Serbia and Montenegro. Professional public archival and scientific one was completely excluded from the decision making. As you can see on the slide, I mentioned some apparent examples of, to illustrate the situation after this reorganization of archival service in Montenegro. Unfortunately, this situation in the field of archival profession has led to regression. The most developed archival institution in Montenegro, Kotor Historical Archives. One of the reasons in that current ruling and political elite do not possess enough consciousness of the true significance of the records once created in one part of the territory of the present-day state of Montenegro by various states. In line with the governing structure policy, the management of the state archives completely marginalizes the oldest archival institution and leads to its collapse, both professionally and staff-wise. Despite all unfavorable circumstances, it was inevitable that the state archives responded to the demands of the new era in the application of new technologies. Immediately after the first Montenegrin internet access service provider started to work in 1996, I think, in Kotor Historical Archives launched a pioneer venture, creation of multimedia compact disc CD-ROM in 1997. A part of digitized material from the CD-ROM was accessible on the only created website of Kotor Historical Archives, a newly created site of the Kotor Historical Archives. This was one of the first internet sites in Montenegro and the first one among the internet presentation of the institutions from the field of culture and cultural heritage. This project presented the Federation of Serbia and Montenegro on the International World Exhibition in 1998 in Lisbon. You can see the cover of this CD-ROM. And also, what is interesting, because we're now talking about Topoteca, Project Topoteca, the project of Icarus, and etc., but in this moment, many years ago, we started with this kind of this project. The webpage had an interactive map of Kotor town and Boka Kotor's cafe. By clicking on the town, buildings, or village, you could see photographs of interior and exterior of objects, monuments, and the text, documents, with the most important data related in this monument, a monument.
What is the role and position of the state archives in the intensive ICT implementation in the public sector in Montenegro? Unfortunately, we must say that Montenegro has recognized mass application of ICT as a key development factor and of our government strictly follows all European Union recommendations, regulations, etc. In this stage of the information society development in Montenegro, focus is on efficient public administration. However, through a detailed analysis of all adopted planning and legal documents in the field of ICT implementation, it is obvious that the role of state archives has been marginalized. The state archives does not have an open information system for now. It was not included in the state project electronic document management system with the other state bodies. The worst thing is that Montenegro society in general, there is no awareness of the need for the long-term preservation of electronic records and their permanent storage. In one word, the key role of the state archives in that processes has not been recognized in Montenegro's modern society. I have mentioned some attempts of the Montenegro State Archives to build the open information system. They spent a lot of money, but they didn't nothing. We don't know. Now we plan to ask where they spent the money in this moment. And the Montenegro State Archives implemented for now only one project in the field of application new technologies, digitization of Austro-Hungarian Cadastre in Montenegro State Archives. Austro-Hungarian Cadastre can be stored with Kotor Historical Archives and also three departments of archives, Budva, Herceg Novi, IBAR, since 1997. This surviving and ownership registration system has been in force for more than 100 years for the wider region of Boca Kotorska Bay. Main registers were being kept and updated regularly from 1888 to 1974. I want to show the very damaged, this very precious and significant archival material. And what is the reason? Important keeping of cadastral records by their holders, real estate administration of Montenegro, has led to the situation where the archival containing industrial land registry data continues being highly operative. In addition, they did not perceive this archival material in proper way. Also, after transitional other changes in the territory of the former Yugoslavia, we have resulted in archival institutions becoming overloaded with huge number of requests for consulting this kind of property records. And the main problem is for the archivists how to protect this very valuable, very damaged archival material and at the same time to assure safe utilization of these records. And I showed how they, the head of the state archives took entrusted all the job of digitization to company archivist, which was without any experience for digitization, especially manuscripts. And very illustrated to show the made non questo. This is not a real scanner, it is handmade scanner by this company. It is
But despite of numerous shortcomings in the digitization process, several key things have been achieved. We have listed some of the most important, as you can see on display. This is the portal access window of this project, the portal browser window. I would like to say that through the years we have developed some initiatives in digitization of archival material outside of centralized Montenegro State Archives implemented by NGO sector. One of them is the project digitization of one part of very significant, considerably damaged archival fonts from Cotter Historical Archives, Atti del Provveditore Straordinario di Carter, Albania. And as you see, the project realized by financial support of the Veneto region. I would like to show how looks like this archive of fonts. It's very damaged but and very often used. This font is very important, not only for the Bay of Okhotsk, but also Kitterland and other countries, including Turkey, Albania, etc. Also, I would like to show some examples from correspondence with Turkish authorities from border area with the Republic of Venetia, also with Montenegrin authorities, with old Montenegro between the Republic of Venice, and NGO notary looking, because this material is written in Italian language, Venice dialect. We are looking for producer of software in Italy. So we met in contact, found information about Ariana program, and we implemented Ariana from company Hyperborea from Pisa, and we used this software tools to process this archival material. The final result is that we digitize only 21 folders from existing 208, about 30,000 digital images. But in this moment, I have to say that this portal is temporarily switched off because there is a lack of funds. I only want to show the inventory of archival fonts in Montenegrin language, because before we launched this project, we made translation with software tools from Italian to Montenegrin language. And it is processing with original version of software, and how it looks like enlarged digital. I shall mention only another project which should enable online research of archival library and museum material stored in the state and private institution, but also stored with creators, and also launched by NGO NOTA. And at the very end, I would like to inform you about a new project proposal created by NGO Comunità degli Italiani del Montenegro. As you can see, the name of this project, also short description, and what I want to say in the very end, we are looking for partners for Italy from archives, libraries and museums. Molte grazie, ora ci avviamo alle conclusioni con un ultimo intervento. Prenderà la parola Adnan Timic dell'archivio di Tuzla, canton della Bosnia Erzegovina. Prende la parola.
buongiorno, mi dispiace, non parlo italiano, so I will continue in English as well, since the organizers were kind enough to provide us with translations. So this is the topic I will be elaborating on, Bosnia has common heritage in the United States. In case someone is not aware, Bosnia and Herzegovina is located in southeastern Europe, and it is one of the countries created with the dissolution of Yugoslavia. There is evidence that Bosnian Franciscan monks kept their archives since 1554. Also, Ottoman administration had its own archives during the 19th century, but Bosnia and Herzegovina did not have its archival national institution until December of 1947, when the archives of Bosnia and Herzegovina was founded. After that, several regional archives were also created in Bosnia and Herzegovina, mostly between the 50s and 80s. After the Second World War, Bosnia became one of the republics in the newly formed Yugoslavia. New communist regime encouraged the so-called doctrine of brotherhood and unity, or Bratstvo I Jedinstvo in our language. The goal was repairing the damage that was created with, in essence, a civil war that raged in Yugoslavia parallel with the Second World War. This war did not only have ideological but national components as well. The Communist Party thus focused on common national history, and archives had a task of protecting this common heritage. Of course, the focus was on protecting, researching, and publishing records dealing with the People's Liberation War that was led against the occupation of Axis powers and their collaborators in Yugoslavia, and present these results to the public. As was the case in other communist Eastern Bloc countries, some of archival records, for example those of different religious communities, suddenly had much less importance. Still, the idea that supported the brotherhood and unity of Yugoslav nations, or rather cooperation, common interests and ideals, had its proponents, especially so in Bosnia, where the brunt of fighting during World War II took place. Bosnia was and still is most ethnically mixed former republic of Yugoslavia, and it was inhabited by several nationalities, Serbs, Bosnian Muslims or Bosniaks, Croats and other nationalities in groups like Roma and Jews. The role of archives in this case was mainly to support the state narrative. Archival service was centralized and the network of archives was established all across the country. Of course, the fall of Yugoslavia was hastened by thriving nationalisms and economic crisis. Cultural narrative focused more and more on anti-communist rhetoric, which also included glorifying nations, pointing out and highlighting historical injustices committed against one's own nation or group, etc. Historical revisionism gained momentum, and the idea of a common state, Yugoslavia, gains very severe opposition. After republics of Slovenia and Croatia declared independence during the 90s, the Bosnian government followed in the same manner. As was demanded by the international community, the referendum for independence was conducted and majority vote for independence passed. It's well known that the government of newly independent Bosnia was not well prepared for what came after secession attempts, sieges, and war crimes marked 5-year-old bloody conflict. Archives quickly adapted to the Inquisition. When the war started, significant amount of archival records was moved to safer areas, something like underground shelters. Still, archives went through an ordeal and priceless cultural heritage was lost. Majority of records kept in the archives all around the country survived. Only around 6.5% of records stored in archival institutions were lost
mostly through bombings or shellings and fire and such, while 27% of space, archival space dedicated to archives, either as offices for archivists or just storage, was lost in some way or another, namely requisitions, bombings, etc. Major damages, major loss of cultural heritage was done by the destruction of the National Library and the Oriental Institute of Sarajevo. Hundreds of thousands of documents and manuscripts stored in these institutions were lost. These records were dated from 16th to 19th century, most of them originals. There were, of course, millions of copies made from other archival institutions. Of course, several other institutions and private collections, such as those kept by Franciscan monks and other religious communities, museums, etc., also suffered certain damages. The war ended in 1995 with the so-called Dayton Peace Accords, first time in Dayton, USA, and later ratified in Paris, France. After the war, basically the result is seen in the presentation. The decentralized state was created with several levels of government, and of course archives and their organization followed this. The archives of Bosnia and Herzegovina, the first archival institution with the largest and most significant amount of archival records, some dating from the era of the medieval Bosnian state, became an independent state institution, but it had no connection to other archival institutions in the country. Its authority and supervision over creators of records were rather limited. The country was divided into two so-called entities and one district. One of the entities, the blue one marked here, the Federation of Bosnia and Herzegovina, was also divided further in 10 cantons. 7 of these cantons have their archival institutions. They each have their own legislative, their own status, etc. In the other, the red one here, shown here, entity is called Republika Srpska Republika, Serbian Republic. The archives were centralized there, they still are actually. The headquarters is in the capital of Republika Srpska Republika, and they are just running all the other archives as departments. Now, the complex administrative arrangement, different legislation, and even different focuses on interpretation of historical events led to a disarray in archival service after the war. No longer united, everyone was focused on their own archives, and there would be no exchange of knowledge, cooperation, and learning from each other's mistakes. Our common heritage was essentially divided. Documentation related to a certain place in what is now one entity was located in another. Records kept for several centuries containing rich history of one of the municipalities would now, in many cases, end up in another entity, another canton. For example, the archives of where I'm coming from, archives of Tuzla Canton, keeps records from the district of Brčko, another part of the district. And basically now, this material is separated in 3 areas. Archives of Tuzla Canton basically were in charge of entire northeast Bosnia, since they were founded in 1954. Now the area of northeastern Bosnia is divided in 3 separate, basically, administration units: District of Brčko, Republika Srpska, and Tuzla Canton. They are barely connected in some ways, as each has its own government, legislation, procedures, and how to obtain access to archival records, etc.
This war is often considered as one without victors. At least that's a commonly used phrase in Bosnia. Nobody won, and three interpretations of its causes, origins, and reasons emerged. Most of the time, they are in complete opposition one to another. While this is interesting from sociological and historical point of view, it hinders cooperation, development, and growth in every sense. Let's take a simple example, not from the 90s, of course, something earlier. I mentioned how one official historical narrative was enforced by Yugoslav state, one with Yugoslav national interests in mind. Newly formed nation states that emerged aimed to distance themselves with the interpretation of common past as far as they could from Yugoslavian standard. For example, this is a pretty often used one. Gavrilo Princip, a Serbian youth who assassinated Archduke Franz Ferdinand, earlier in his life, and his wife in Sarajevo, thus triggering the First World War. After the First World War, he was a hero. There was a museum dedicated to him in Sarajevo. He was a revolutionary and a fighter against oppression of Yugoslav nations, a hero against the German domination. After the war in the 90s, among Bosnian and Croat population, almost exclusively, new interpretation came to the fore. It's not really new, of course, but this one sees Gavrilo Princip as an assassin, a killer, and a terrorist. So is he a hero or a murderer? And if he's a murderer, can we also blame him for the entire First World War and the massive loss of life in power? It seems these different things to different people, different nations, and this pluralism is evident in every sphere of Bosnian social life and culture. Right or wrong, good or bad, is often defined just by national interests and perceptions. So is there a hope that we can find any common ground at this point? Can we work together to keep the records of our past? The answer is actually yes. We archivists have organized, despite these administrative problems. It was not easy, but we managed to form associations, as they are the only thing that links us now. First, we formed the associations or archival associations in entities, and then they merged or formed the state archival association of Bosnia and Herzegovina, that I also represent today. Here. For more than 15 years, we are trying to find what keeps us together and embrace it. And that is basically the protection of our common heritage. Those documents that are kept in Tuzla about the district of Brčko, today they are being digitized and we are sending them to Brčko, so they have something to start with. New ideas and improvements in archival science are exchanged. And there's always someone among colleagues in other archives who can come to help you. And we actually really need it sometimes. I have a couple of slides here from our just most recent results of working together. This is from a yearly archival conference. This one was held in Brčko. It is always held in a different part of the country. I guess that's the point. Colleagues from every part of the country and the world part, so they actually amount of work. This was a couple of days ago, you and I did, 6th of June. This was a gathering in the Srpska National and again, everyone basically came from Brčko, Sarajevo, Tuzla, no matter about nation, no matter about archive. We all came to celebrate International Archives Day and share some common themes and topics. This time it was about the informatization of archival science. I guess I would say that our goal as archivists in charge of preserving our
country's past is to ensure that whatever records survived actually this war and in the post-war years, that they should reach new generations and provide basis for objective research of our common past. Our hope, or at least most of us, is that new generations will be able to see some common threads of our history as a positive thing, instead of seeking reasons for division. Thank you. Grazie, concludiamo quindi questa sessione di lavori dove veramente abbiamo variato da ovest a est, tra orizzonti, cortocircuiti, sinergie, con probabilmente anche una maggiore consapevolezza dell'importanza della memoria e degli archivi, e credo che sia importante ricordare, come diceva il professor Campo, che conoscere la storia anche attraverso gli archivi rende l'uomo libero e non suddito. Grazie a tutti voi. Thank you.